Buongiorno a tutti, oggi parliamo di scuola insieme al preside dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei di Arezzo, Alessandro Artini, nonché presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Toscana. Buongiorno. Buongiorno. Con lei, preside, vorrei parlare di scuola e soprattutto di quello che lei ha organizzato, per la maturità, in vista della maturità e immagino anche in vista di una ripartenza a settembre. Può raccontarci cosa è stato fatto all'interno dell'ITIS di Arezzo? Beh, anzitutto abbiamo lavorato unitamente al responsabile della sicurezza della scuola, che è l'ingegner Candi, insieme al dottor Luca Vannuccini, che è medico che si occupa della nostra scuola. E abbiamo elaborato un documento in previsione dell'esame di Stato. Ovviamente abbiamo tenuto in considerazione anzitutto le indicazioni offerte dal CTS, dal Comitato Tecnico Scientifico, e le abbiamo, come dire, declinate, adattate alla realtà della nostra scuola. Quindi, in sostanza, noi avremo 8 commissioni d'esame. Queste 8 commissioni d'esame le terremo tutte nella sede centrale, perché è inopportuno utilizzare i plessi in quanto, diciamo così, la forza lavoro della scuola, il personale ATA, i collaboratori scolastici e anche gli amministrativi della nostra scuola risulterebbero più dispersi nei contesti dei 3 edifici, la sede centrale e i 2 plessi. Quindi preferiamo concentrare tutto nella sede centrale. Ci sarà un'entrata e un'uscita diversi, quindi il luogo di accesso non è il luogo di uscita dalla scuola, in maniera tale che i commissari e il presidente della commissione, entrando da un lato ad orari diversi, quindi saranno scansionati, poi seguono un percorso che condurrà loro ad un'uscita, in questo caso sarà un'uscita di emergenza del primo e del secondo piano, perché le 8 commissioni saranno distribuite tra il primo e il secondo piano. Però abbiamo fatto anche qualcosa di più, perché abbiamo contattato un'azienda aretina molto importante. Il sociologo De Rita direbbe una multinazionale tascabile, perché la Saima produce apparecchiature e macchine che poi vende in tutto il mondo, e quindi è un'azienda che è prestigiosa, che onora il nostro territorio, e con essa abbiamo convenuto una sperimentazione. La sperimentazione a grandi linee consiste in questo: la Saima ci offre 3 tipi di apparecchiature e essa avrà modo non solo di installarle queste apparecchiature, di provvedere alla manutenzione, ma anche di verificarne il funzionamento all'interno di un'organizzazione complessa come la scuola. Questo è il punto. Cioè, si tratta di vedere dal vivo come funzionano queste macchine, queste apparecchiature. Va da sé che se funzionino nel senso dell'efficacia, però si tratta di capire anche da parte della Saima se, diciamo così, le macchine si adattano bene ad un'organizzazione complessa come quella scolastica. Le macchine sono le seguenti: la Saima ci mette a disposizione un varco che misurerà la temperatura. Poiché, diciamo così, l'ordinanza ministeriale degli esami di Stato non pone un obbligo di misurazione della temperatura per i candidati e per, diciamo così, per i docenti, diversa è la situazione per il personale della scuola, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, quelli che una volta si chiamavano i bidelli, e per il dirigente stesso, perché io mi sottoporrò molto volentieri alla misurazione della temperatura. In questo caso sarà
consentita la facoltà di scelta. Va da sé che, diciamo così, a tutela sia dei singoli che della collettività, la possibilità di misurarsi la febbre è molto importante. Poi ci darà una sorta di semaforino, un people counter, che noi installeremo di fronte ad un bagno, perché nei bagni l'entrata e l'uscita sono le stesse. E quindi si tratta di evitare gli assembramenti interni ai bagni stessi, in sostanza nell'antibagno. E allora occorre una luce rossa e una luce verde a seconda di quante persone sono dentro. No? E anche questo. Però forse l'aspetto per me più interessante è questo, che Saima ci offrirà una ventina, una trentina di spille o di ciondoli, che saranno indossati volontariamente da alcune persone. Stiamo sempre parlando del periodo dell'esame di Stato. Uh-huh. E se due persone che indossano questi ciondoli o queste spille, a seconda di come uno le vuole portare addosso, entrano in eccessiva prossimità, emettono un rumore dolce, cicalino, credo che si chiami così, e poi iniziano a vibrare e quindi informano le persone che sono in prossimità e quindi che è opportuno ripristinare la distanza sociale. Ecco, questi sono i tre tipi di macchine che noi avremo a disposizione. Il loro funzionamento sarà valutato unitamente a Saima da parte della scuola. Ovviamente Saima entrerà nei momenti in cui può entrare dentro la scuola, perché durante l'esame di Stato non sempre sarà concesso il passo al pubblico esterno, e soprattutto si avverrà, insomma, potrà osservare all'interno dei luoghi che ospitano i due macchinari principali che ho detto, e quindi a seguito di questa sperimentazione, delle relative valutazioni, programmeremo il rientro a settembre, se sarà possibile, se diciamo così la normativa andrà in questa direzione, se soprattutto diciamo così il rischio di contagio si mantiene basso. Come pensa che potrà essere la scuola a settembre? A mio avviso la strada primaria dovrebbe essere quella di creare un mix. Anche la ministra originariamente si era espressa a favore di questa ipotesi, tra didattica in presenza e didattica a distanza. Io mi riferisco in particolare ad una proposta che ha espresso Roger Abravanel, che è un editorialista del Corriere della Sera, è anche stato il presidente della McKinsey Italia, il quale proprio suggeriva questa eventualità, la possibilità cioè di suddividere la classe, ciascuna classe, in due, forse anche più gruppi. Questi gruppi si alternerebbero e contestualmente la didattica, la stessa didattica che avverrebbe in presenza, continuerebbe anche a distanza. Ovviamente dovremmo stabilire dei distinguo, perché la didattica in presenza, come lei sa, comporta anche il fatto che i ragazzi stiano 6 ore in classe la mattina, dalle 8:30 a 2:30, addirittura più, insomma, anche 2, 2:30, a seconda del tipo di istituto. Per esempio nei professionali la presenza è molto estesa, no? È evidente che i ragazzi a distanza non potrebbero rimanere per un tempo così lungo di fronte al computer, quindi dovrebbero essere immaginate porzioni di lezione comuni tra i ragazzi in presenza e i ragazzi a distanza. Poi i ragazzi a distanza a un certo momento dovrebbero, potrebbero disconnettersi,
e magari proseguire con uno studio individuale fino alla lezione successiva, uno studio sul libro, perché è bene che i ragazzi si stacchino dal computer e adottino anche quello strumento multimediale che è il libro, che tutt'oggi è indispensabile alla nostra vita ed è indispensabile alla didattica scolastica. Ecco, mentre gli altri, quelli in presenza fisica, potrebbero essere sottoposti alle tradizionali interrogazioni, alle verifiche, e con questo eluderemo anche tutti i rischi che si hanno quando si somministrano delle prove di verifica nella didattica a distanza, perché è ovvio che si tratta di un'altra situazione ben diversa da quella in presenza fisica. Certo. Secondo lei ha funzionato la didattica a distanza in questo periodo? Certo che ha funzionato la didattica a distanza. Devo dire, lo dico con un legittimo orgoglio, particolarmente nella nostra scuola, perché noi siamo partiti subito dopo i primi giorni di chiusura delle scuole stesse, praticamente abbiamo adottato lo stesso orario precedente, quindi l'orario curricolare, quello che lei ricorderà quando andava a scuola, con la stessa successione di materie quotidiane, però abbiamo drasticamente ridotto la durata di ciascuna lezione. Da 60 minuti siamo passati a 35, poi abbiamo posto degli intervalli, eccetera. Tutto questo ha consentito a noi tutti di vivere questo caos provocato dalla chiusura della scuola, inevitabilmente una situazione disorientante, con un qualche ordine, perché il riferimento all'orario tradizionale ha dato a noi tutti una maggiore compostezza e anche sicurezza. E quindi i ragazzi dell'ITIS da allora vanno a lezione tutte le mattine frequentano o 5 o 6 discipline, una lezione per 5 o 6 discipline, però la durata di ciascuna lezione è di 35 minuti, con degli intervalli consistenti tra l'una e l'altra lezione di 5 minuti oppure di un quarto d'ora, perché ci sono due intervalli di un quarto d'ora l'una, perché i ragazzi debbono poter staccare, altrimenti l'impegno di concentrazione è eccessivo e la fatica è davvero eccessiva. I ragazzi hanno lavorato anche duramente, forse non tutti, ma e soprattutto tutti i docenti hanno tenuto lezione, perché non sarebbe stato possibile coinvolgere più di 1600 ragazzi se tutti i docenti non avessero fatto ciascuno la propria parte. E questo ci dà a noi tutti dell'ITIS un certo orgoglio, lo dico senza falsa modestia, ecco, senza alcuna regola. Io la ringrazio, Preside, per essere stato con noi e le auguro buona fortuna con la sua sperimentazione e spero di poterla risentire quando appunto sapremo qualcosa di più su come si muoverà la scuola a settembre, così da poterne parlare nuovamente con lei. Sono a sua disposizione, a vostra disposizione. Grazie mille, arrivederci.